merita. Senza voler entrare nel merito delle scelte fatte dall'amministrazione provinciale, rimane il fatto che la struttura importante è nata a Mazara del Vallo e non si comprende perché ci debba essere una gestione nella quale c'è una sorta di dualismo che invece non dovrebbe esserci. Lo sport nasce culturalmente per unire e non per dividere. Ciò non significa che non ci possono essere forme di collaborazione, ma certamente un impianto di tale portata, uno tra i più importanti d'Europa, non può essere gestita in maniera così artigianale come sta avvenendo in questi tempi. Del resto le occasioni si presentano, si consolida nel 2015 questo bellissimo rapporto con la Federazione Italiana Tiro a Volo, che organizzerà proprio a Mazara del Vallo degli eventi di valenza nazionale e qualcuno anche internazionale, a cominciare da quello che si terrà proprio nella nostra città dal 16 febbraio. Naturalmente io mi auguro che da parte della provincia regionale di Trapani si prenda coscienza della necessità di coinvolgere maggiormente il comune di Mazara del Vallo nella gestione dell'impianto, perché questo ci consentirà di rafforzare il rapporto con la Federazione Italiana Tiro a Volo e anche la possibilità di organizzare degli eventi che siano utili agli appassionati di questo magnifico sport e soprattutto all'economia del nostro territorio.